Noi donne non siamo un gruppo marginale. Siamo più della metà della popolazione dell'intero pianeta. Ciò che ci riguarda si riflette su ogni cosa. Significa aprirsi al grande potere delle donne, al mistero delle donne, alla sfrenata, infinita sessualità e creatività delle donne e non averne paura. Mi sono resa conto allora che i peli sono lì per una buona ragione. Sono la foglia attorno al fiore, il prato attorno alla casa. Devi amare i peli per poter amare la vagina. Non puoi scegliere le parti che preferisci. Comunque, mio marito non ha mai smesso di andare in giro a scopare con chi gli pareva. Non si depilano mai, perché il triangolo della dea segni come un tempio il loro ventre, ma si dipingono con il pennello e si profumano con essenze forti. La mia vagina è una conchiglia, una tenera conchiglia rosa rotonda che si apre e si chiude. La mia vagina è un fiore, un tulipano eccentrico. L'unico organo del corpo umano designato esclusivamente al piacere. Ma che cosa serve una pistola quando abbiamo a disposizione un bazooka? Così sono diventata un'urlatrice. A motivo della disperazione ho scoperto le donne. C'è il gemito? Sì, qui, qui! Il gemito elegante. Il gemito rock. Il gemito. Il gemito del triplice orgasmo a sorpresa! Quando fu tutta lunga, mi toccò sul petto, smettendo di sussurrare e cominciando a ridere piano. Ecco due bottoncini che stanno spumicando. Mi fa male a toccarli? No, quelli a lungo termine includono infezioni uterine croniche, estese cicatrici che possono compromettere a vita la deambulazione, formazione di fistole, aumento del dolore e dei rischi durante il parto e morte prematura. Questo mi hanno fatto gli uomini, questo voglio restituire alla loro bramosia. Io ho pagato per tutti quei miseri uomini che si sono affrontati sul mio corpo senza avere il fegato di sfidarsi fra loro. Ora io vi sfido, mi farò vendetta con la pittura, dipingerò quadri così potenti che nemmeno vi sto fare a Caravaggio. La mia vagina è una conchiglia, un tulipano e un vestito. Arrivo! Polverizzate un mazzetto di cannabis. È il cibo del paradiso, dei paradisi artificiali di Baudelaire. Bisogna rilassarsi e aspettare. Se vi lascerete andare, proverete tutto quello che provò Santa Teresa. Una grande meriglia con la palma! Girandosi così che lentamente tutta la sua oscurità fu in movimento e lei stessa divenne un oceano che rodò la sua massa oscura. Nel profondo di lei gli abissi si aprivano improvvisamente con un fremito dolce convulso. Quel vivo di tutto il suo plasma ad essere toccato. Vi dico questo
Perché lei è là dentro questo macello, dentro questa maschera mostruosa, dentro la morte della sua stima di sé, dentro il desiderio di lui di annientarla. Io l'ho sentita, lo giuro. Io l'ho sentita sospirare, l'ho sentita ansimare, l'ho sentita balbettare qualcosa con quella cosa che era stata la sua bocca. Piccolo Galateo erotico delle fanciulle. Dove si è guardata mia bestia?